Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon. È così, siamo di nuovo qui. Al momento il grande Dusknoir ed io stiamo elaborando un nuovo piano da seguire. Nel frattempo vi preghiamo di continuare le ricerche degli ingranaggi del tempo per conto vostro. Per ora è tutto, d'accordo gente? Diamo il meglio anche oggi. Così, oggi dobbiamo continuare le ricerche per conto nostro, giusto? Ma dove possiamo andare? Va bene ragazzi, allora, dato che il signor Munchlax ha avuto una visione mentre eravamo al desertone, direi che possiamo dirigerci proprio in quel punto lì. Dato che la scorsa volta ci siamo messi alla ricerca degli ingranaggi senza grandi risultati. Eccoci qua, tornati alle sabbie mobili, vediamo un po' cosa succede. Beh, eccoci qui. Io continuo a pensare che non ci sia un bel niente qui. È solo un'immensa distesa di sabbia. E ovviamente sabbie mobili. C'è forse qualcosa che mi sfugge? Cosa si nasconde qui? Noi non siamo molto sicuri di ciò. Infatti, qualche dubbio lo abbiamo. Infatti, finalmente il nostro amico Munchlax ci è arrivato che le sabbie potrebbero essere la chiave. Cosa ne pensi? Secondo te dove dovremmo cercare? Ecco che muoviamo i piedini. Eh? Cosa hai detto? Ti vuoi buttare nelle sabbie mobili? Ma siamo impazziti? Mi prendi in giro? Vuoi davvero che ci buttiamo? Squirtle non è molto convinto. Va bene, io credo in te. È solo grazie a te che sono arrivato fin qui. Durante la nostra prima spedizione, ed eccolo qui il nostro Squirtle, piccolo, impaurito, che decide di farsi coraggio. Anche allora ho creduto in te. Sono riuscito ad andare avanti solo perché mi hai aiutato ad essere coraggioso. È tutto proprio come allora. Andiamo, andiamoci nelle sabbie mobili. Pronti? 1, 2, 3! Andiamo! Let's go! Vediamo un po' dove finiamo. Ah, ma c'è una caverna segreta di sotto. Oi, oi, il mio fondoschiena. Dove siamo? È una caverna questa. Abbiamo fatto un bel volo, eh? Ma avevi ragione tu. La chiave di tutto stava nelle sabbie mobili. È ora di andare ad esplorare, giusto? Rock and roll! Vediamo di trovare quell'ingranaggio del tempo. Let's go, finalmente un dungeon nuovo. Niente più dialoghi. Ormai ero stufo, cioè veramente gli scorsi episodi sono stati incredibili. Cioè dialoghi a manetta, non ce la facevo più. Ah, sarebbe carino trovare qualche mossa, dato che abbiamo un moveset che fa pena su Munchlax. E vorrei anche finire di lamentarmi del fatto che ho un moveset che fa schifo su Munchlax. Quindi sarebbe carino in questo dungeon trovare qualcosa. Anche se la vedo molto dura, quello là lo lascerò ai miei compari, tanto dovrebbero farcela. E tra l'altro Squirtle, io non capisco perché utilizzi tutte le mosse tranne le mosse d'acqua. Allora, siamo in un deserto, direi che l'acqua è fondamentale. Vero Squirtle? Dato mi sa che tra un pochettino di dungeon mi sa che dovremo livellare un altro po' in modo da arrivare poi al boss finale ben livellati e che non devo farmelo 270 volte. Anche se probabilmente per quel dungeon li livellerò direttamente all'interno del dungeon finale, che mi sarà molto più facile da fare. Devo dire che comunque una fortuna incredibile nel trovare le scale, eh? Squirtle, vieni con noi. Non ci credo. Vabbè, Squirtle non dovrebbe avere problemi, dovrebbe cavarsela da solo. Chi ha trovato? Mamma mia, 167. Ma allora lo fai apposta. Cioè, quando sei con noi devi usare le mosse tipo morso che fanno schifo. Quando sei da solo invece hai paura e usi le mosse d'acqua, eh? Furbacchione. Oh mamma, ma questo qua non l'avevo visto, l'avevo scambiato per un sasso. Oh, altre scale. Finalmente. Ma dove cavolo sono le scalette, scusi? Cioè, ho fatto tutto il dungeon. A sto punto o sono in basso a destra o sono per forza di qua. Oh, attenzione, attenzione! Stiamo per imparare Rotolamento! Ma che mossa incredibile è, ragazzi! Cioè, una mossa che fa danno! Grande Munchlax, finalmente! No, ha messo Turbo Sabbia. Cioè, Terra in Pesta, volevo dire. Vabbè, ha messo la tempesta di sabbia in sostanza, che schifo. Ora ha 3 anni a perdere HP. Speriamo che le scalette siano qua fuori. E invece, però di sotto non andrei, sinceramente, quindi procederei comunque verso destra. Che poi, ora che ci penso, sì, ha imparato Rotolamento Munchlax, ma mi è inutile. Wow. No, no, non dirmelo. No, ti prego. Non dirmi che devo rifarmi tutto il giro di sopra. Beh, qui è chiuso, per forza. Ah, che palle queste cose. Quindi, eccole qua. Oh, siamo in fondo? Siamo a metà. Ah, dannazione. Procediamo. E anche di fretta. Oh, qui però sembrerebbe non esserci della sabbia, il che mi ispira.
No, no, degli Aki. Scroopy, stia fermo per favore, voglio prendermi le scalettine. Oh, è tornato lo Scroopy. Una bella onda shock, scorpione elettrizzato. Comunque, vi ricordate quando ho detto non c'è la sabbia in questo dungeon? Eccola qui, sono già ben due piani di fila che ho la sabbia. È meglio se io non parlo. Ehi, 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 ehi. Calmino, eh? Qui mi hai tolto metà HP e la cosa non mi sta piacendo. Basta, basta con sta sabbia. Tutto tuo, Squirtle. Io questo non lo affronto. Te lo dico, eh? Io non lo affronto. Perfetto. Che culo immenso. Delle scale. Tanto ormai dovremmo essere alla fine, in teoria. Allora, c'è da dire che ho veramente poca vita. Ninjas, che è come se ti unisce alla mia squadra. Non importa, ti unirai dopo. Ninjas, che è molto buono, ragazzi. Uno, perché può passare le pareti, se non erro. Due, no, forse è Ninkada. No, non Ninkada, è... non Ninjas, che è quell'altro... che non mi ricordo come si chiama. Comunque è quello morto, se non erro. E lui può passare le pareti, sono sicuro. No, no, no. Pensaci tu, Squirtle, tranquillo. Io me la spasso. Guarda qua, vibe un po' tra amici. Sarà una cosa molto lunga recuperare gli HP qui. Ok, diamoci una mossa, perché qui finisco la pancia prima di arrivare alle scalette. Più HP di così, di certo non posso recuperarli. Questione di pancia, purtroppo. E non penso proprio di trovare delle mele qui dentro. Bello quell'ippopotas. È proprio carino. Certo che è veramente incredibile come noi andiamo sempre dalla parte opposta di dove sono le scale. Guardale lì. No, ragazzi. No, no, vi prego, no. Devo rifarmi il giro al contrario, no, voglio morire. No, di nuovo la sabbia, basta, vi prego. Ma che ho combinato di male nella mia vita? Questo piano è pieno di cunicoli, la cosa non mi sta piacendo. Allora, lui dovremmo riuscire a tappare. Stia calmo. Dicevo, lui dovremmo riuscire a tapparlo. E forse anche lui? Assolutamente no. Vabbè, dai, due mosse, ci può stare. Ok, qui non c'è assolutamente niente. Andiamo a sinistra. Figurati se Squirtle non poteva non colpirlo. Sarebbe stato non da lui. Fa che siano in questa stanza, ti prego. Niente. Allora, io so già che probabilmente sono in basso. E invece, attenzione. Ma di che culo stiamo parlando, ragazzi? Un culo immenso. Via, sulle scalette, non fermatevi. Via, ho sbagliato. Ho il Carnivine che sta per morire. Per fortuna l'abbiamo salvato. Mi fermerei a fargli recuperare un po' di HP, ma come ben sapete, la punch. Vabbè, tanto questo lo dovrà comunque picchiare Squirtle se provo a scansarmi. Ecco, il Carnivine sia l'ultimo non è che mi ispiri molto, dato che comunque è quello più scarso. Oh, scale. Finalmente. Oh, siamo in fondo? Lago sotterraneo, quindi effettivamente c'era qualcosa. Vediamo un po'. Questo è straordinario. Chi l'avrebbe mai detto? C'è un immenso lago sotterraneo. Ehi, c'è qualcosa che luccica laggiù. Quella luce, sono sicuro di averla già vista. Ma certo, ho capito. È la stessa luce che abbiamo visto al lago Foschia. Questo significa... potrebbe provenire da un ingranaggio del tempo. Andiamo a dare un'occhiata da vicino. Ah, si è spenta. Ermi, chi siete? Che ci fate qui? Ah, chi ha parlato? Perché siete qui? Perché, dici? Siamo venuti a cercare l'ingranaggio del tempo. Non avvicinatevi all'ingranaggio del tempo. Se oserete avvicinarvi all'ingranaggio del tempo, sarà peggio per voi. Chi sei tu? Il mio nome è Mesprit. Qui, nelle profondità del lago sotterraneo, io custodisco l'ingranaggio del tempo. Custodisci l'ingranaggio del tempo? Non vi permetterò di disturbare l'ingranaggio del tempo. In guardia. E anche adesso dobbiamo affrontare un guardiano del lago. Allora, Carnivine e Mrs. Polenta qui di nome Electabuzz. Devo fargli combattere, quindi probabilmente mi devo muovere in su. È stata una pessima mossa. E allora facciamo cambiare un attimo a Electabuzz così. Così forse riesce a combattere. Dato che lui, secondo me, farà un sacco di danni. E ora attacchiamo anche noi con la nostra bellissima azione. Però Electabuzz anche tu, cioè puoi usare una mossa elettro, no? Comunque è bello come idrondata di Squirtle faccia la stessa
lo stesso danno che facciamo noi con azione. Comunque, finalmente abbiamo battuto anche Mesprit, ma abbiamo i Pokémon ben livellati. Ma non posso permettere che venga rubato l'ingranaggio del tempo. Ascoltaci, una buona volta! Come te lo dobbiamo dire? Che non siamo venuti per rubare l'ingranaggio del tempo. Non mentitemi. Uxie si è messo in contatto telepatico con me e mi ha raccontato tutto. So benissimo che l'ingranaggio del tempo del lago Foschia è stato rubato. Cosa? Te l'ha detto Uxie? È stata opera vostra, vero? No, non è colpa nostra. Ah sì? E chi sarebbe stato, allora? Penso stiate parlando di me. E tu chi sei? Grovyle? Vi chiedo scusa, ma sarò io a prendere l'ingranaggio del tempo. Eh? Fatevi da parte. No, non te lo permetterò. Non mi lasci altra scelta, allora. Ah, Mesprit! Bisogna saper riconoscere la sconfitta. Ti conviene arrenderti? Lo dico per te. Non ti lasceremo passare. Non ti permetteremo di prendere l'ingranaggio del tempo. Capisco. Chiedo scusa. Ah, è troppo veloce. Perdonatemi, non ho nulla contro di voi. Però l'ingranaggio del tempo viene con me. Guarda come si tuffa. Ah, l'ingranaggio del tempo, quel ladro lo sta portando via. Perdonatemi. Ora so che Uxie non si riferiva a voi. È stato quel Pokémon. Non avrei dovuto dubitare di voi. Oh no, è terribile. Dobbiamo andarcene subito da qui. Perché? Ah, che sta succedendo? L'ingranaggio del tempo è stato rubato. Ora che non c'è più, il tempo si fermerà qui al lago sotterraneo. Cosa? Se non ci sbrighiamo, resteremo intrappolati. Sbrigatevi, correte più che potete. Corriamo, sempre loro, tranquilli, che camminano, senza nessun problema, eh. Non vi sta mica crollando tutto addosso, eh. Tranquilli, fatevi la vostra passeggiatina nel deserto. E ragazzi, mentre salvo l'avventura, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ti rubo solo un minuto, se nel caso tu volessi vedere gli altri episodi di Pokémon, clicca la playlist qui davanti.